Subito entrare. Salve amiche ed amici di Spreaker. Stavo trasmettendo in un'altra window in SoundCloud perché Spreaker prima ci ho avuto un incidente che non mi ha accettato la registrazione. E quindi adesso sono riuscito a entrare in SoundCloud e a parlare anche con voi. Quindi sto parlando a reti unificate, niente di meno, un doppio programma, un doppio Santen Chan per tutte e tutti voi, che sarete contenti di ascoltarmi ancora una volta. Saluto a reti unificate, Santen Chan e Spreaker, la mia amica Laura Pezzino, e poi mi sono scordato, aspetta, come si chiamava? Vabbè, io mi scordo sempre i nomi di tutti, no? So che non è possibile. Sì, vediamo se lo trovo nel cellulare. Lo volevo salutare. Lui non so se mi ascolta in radio. Trevisan. Vediamo qua se ce l'ho come contatto. Vediamo, perché lui ha commentato delle mie contribuzioni di gastronomia casareccia, che su Google Plus c'è una rubrica giornaliera di gastronomia casareccia e lui mi commenta sempre quello che io pubblico. Pietro Trevisan, tantissimi saluti a Pietro Trevisan, Amleta, che sarebbe Laura Pezzino, Elo Viola, Mimmo Corcione, che anche lui fa gastronomia casareccia, e Marco Travaglio, che io so che sta in SoundCloud e anche in YouTube. Mi raccomando, Marco Travaglio, se ti serve un redattore, un commentarista, un collaboratore per il tuo Fatto Quotidiano, ti raccomando molto di vedere i video che ho caricato ultimamente, gli ultimi miei sforzi in YouTube, in una cartella di riproduzione titolata L'edicola di Santen Chan, cioè l'edicola mia, dove commento notizie dai giornali che avevo comprato nel 2001 e che solo in questi giorni ho letto, perché le notizie si ripetono tutte e non ci sono novità in politica e tutto quello che si fa in Italia è sempre un revival. E quindi ecco, mi raccomando, seguimi come io sempre ti ho seguito dagli anni 90 in Italia, e poi se ti serve la mia collaborazione sappi che io sono disoccupato. Poi non è che sono pretenzioso per collaborare in un giornale, anche perché non ho mai collaborato in un giornale, ma a parte quel dettaglio, vabbè, quanto mi potrei dare per collaborare? 10.000 euro al mese, esente da spese, che suona anche bene. Vabbè, io con tale di iscrivermi al Fatto Quotidiano accetto pure questo, non sono pretenzioso. E quindi, però, ecco, sappiate che io ho delle restrizioni materiali. In questo momento vedo che io sto seguendo la fiera dei telefonini nel TG1 e vedo che ho necessità, per mantenere alto il profilo dei miei canali radio e video di YouTube, Dailymotion, Vimeo, di avere un S5 Galaxy Samsung. Invece sapete che cosa ho io? Ma lo sapete? Un Samsung Galaxy Young 5360. E poi anche utilizzo ultimamente per filmarmi uno che ha una maggiore risoluzione, il cellulare che gli ho regalato per Natale 2013 a mia madre, il Nokia Asha 302, ecco come sono ridotto. Poi c'ho anche un vecchio LG KP215
e la mia armata Brancaleone tecnologica finisce con un Ilunga VC, la Everio, la filmatrice GZMS130B e un tablet che mi ha comprato mia madre per Natale, un Eurocase EUTB 710 MDQ, che non è male, però tutti voi vi rendete conto che sto stretto stretto. Quindi, se c'è qualche mecenate della cultura che vuole finanziare questo scrittore che vi parla, perché io avevo voluto essere scrittore fin dai 12 anni, e Marco Travaglio lo sa, perché mi hanno detto che ha visto i miei video, non so. Io gli ho scritto molte volte, gli ho mandato dei videoblog, lui non mi ha risposto. Probabilmente non ha tempo, lo capisco, anche perché lo seguo quello che fa e quindi vedo che sta occupato. Però ecco, se qualcuno di voi vuole fare da mecenate a una persona culturizzata come me che trasmette, beh, allora io ho bisogno di un S5, di un Smart TV 4K, di un computer di 8 nuclei di scrittorio, di un tablet anche di 8 nuclei, di una laptop, di una come dire, netbook, vabbè, tante altre cose, anche di una filmatrice che ci abbia il wifi, il bluetooth, quindi se ci sono delle persone che vogliono finanziare un intellettuale che pubblica i suoi commentari, beh, anzi, io direi, se volete delle recensioni tecnologiche fare, magari mi pagate con quello che voi volete che io vi presenti, perché ho notorietà in YouTube, nel mio canale Sant'Enchan ci sono molte iscrizioni e soprattutto 23-25 mila visioni di video, una cosa. Adesso è molto tempo che non controllo quante volte sono stati visti i miei video in YouTube, nel mio canale Sant'Enchan, però molte, moltissime, capite? Accidenti, tantissime volte. Quindi chiunque di voi voglia che io gli faccia dei tutorial, dei testimonial, delle pubblicità, magari qualche volta posso accettare della merce, la merce stessa che mi serve per pubblicitare, invece che milioni di euro. Vabbè, certo, poi milioni di euro in cellulari, però ecco, io ho questa intenzione. Infatti, se voi avrete notato, guardando i miei video in YouTube di gastronomia casareccia, molti video dove io li ho titolati facendo merenda con una merendina liquida tipo budino, con confetture di cioccolato, rivestite bagnate, colorate, di cioccolato, eccetera. Beh, quelli sono dei video, dei tutorial di gastronomia casareccia, che appunto possono funzionare come tutorial per qualsiasi altra cosa voi vogliate far vedere al pubblico e pubblicitare, pubblicizzare, divulgare. E quindi è una forma di farvi vedere come concettualmente lavoro, che si può adattare ai cellulari, ai tablet, a qualsiasi cosa. E quindi non so come si può fare, come potrete entrare in contatto con me, perché io vi faccio dei tutorial, come il pagamento, eccetera, eccetera. So che adesso la Google ha una sede molto importante in Irlanda, e che lì vanno tutti i creativi del mondo. Beh, io per muovermi necessiterei di un incentivo, e come già avrete intuito, l'incentivo deve essere economico. Io non mi muovo da dove sto per meno di 1 milione di euro, però vabbè, si vede, se non ci avrò spese a carico, forse ragionevolmente
pensare qualcosa al riguardo. E poi se le offerte saranno più che ragionevoli, posso anche ragionare al riguardo, non lo so. Però, ecco, se la Google mi chiama dall'Irlanda, io magari posso pensare di trasferirmi definitivamente in Irlanda. Poi c'hanno della buona birra, e io questo lo dico in piena lucidezza. Allora, ecco, aspetto delle offerte. Come si direbbe a Roma, dove sono io, dagli, famosa una miliardata. Beh, sai come a 1 miliardo di euro non si dice mai che no, anche perché i soldi non hanno orecchi e uno non è scemo. Beh, allora che dire, per parlare a ruota sciolta come ho fatto sempre in SoundCloud. Infatti, avevo caricato un ultimo episodio, mi sembra, a ottobre o novembre del 2013. Mi sembra anche prima, dicendo ultimo episodio di Saint-Etienne, perché avevo finito il tempo limite. Ma adesso, invece, ho cancellato tutto, 00 palla al centro. Io mi ricordo che non ho più registrato in SoundCloud, perché almeno dal computer era lento a caricare, dal cellulare no, più rapido, non so perché, pure il mio Galaxy Yung c'è solo un nucleo di 800 e passa di megahertz, invece il computer che ce l'ho è di due nuclei e 1,4 gigahertz o 1,2, però mi si ingolfava il computer. Allora caricavo dal cellulare gli episodi, che era lo stesso lento a caricare. Adesso spero proprio che mi carichi quello che sto caricando in SoundCloud. E poi devo dire che ringrazio tutte e tutti voi di seguirmi. Per quello mi sono motivato a registrare un altro episodio, perché io non avevo più registrato nulla da mesi e si erano scritte delle persone ad ascoltarmi. Allora questo mi sprona a fare cose nuove. Io dico, non li voglio defraudare non registrando più nulla. Se sono iscritti al canale quando già non facevo più nulla, evidentemente gli interessa ascoltarmi. Io parlo così a ruota sciolta, perché non metto musica perché non ho i diritti d'autore, non posso fare pubblicità perché non ho soldi per pagare, sono disoccupato, poi non saprei come organizzarla la pubblicità. Perché certo, non vengono i colossi dell'informatica a farsi fare pubblicità da me, se no mi darebbero una miliardata d'euro ciascuno, io saprei come pagare i diritti d'autore musicali. Anzi, con una milionata d'euro direttamente mi compro le bande rock e tutti gli artisti li metto nel salotto di casa mia a suonare quando voglio io, a bacchetta. E invece no, senza soldi non si può fare. Se no mi chiamo David Gilmour. Addirittura faccio ricostituire la banda del Pink Floyd e magari con un po' di soldi resuscito come Syd Barrett, per esempio, e riorganizzo il Pink Floyd della prima epoca. Però ecco, senza i soldi non si fa niente. Senza soldi magari non ti viene manco un rockettaro a prendere il tè alle 5 del pomeriggio a casa, meno che mai a suonare. Se c'hai una milionata di euro e ti fa un live, lo tieni 18 ore suonando tutti i tipi di strumenti, addirittura le flaute traverse. Dice, ma no, ma io sono un chitarrista rock e io faccio il metal. E tu dici, no, tu devi suonare la flauta dolce di Mozart. Ma te credi che io sarei capace di fare una cosa così? Guarda, sto per dare 20 milioni di euro, sai come si mette a suonare? Pure non ti dico da che lato si metterebbe a suonare la flauta dolce con tale di prendere 20 milioni di euro. Però ecco, queste sono delle divagazioni che tanto sto divagando, non è che c'ho un argomento specifico. Sono ritornato a registrare, ma sono ritornato a registrare senza organizzarmi. Che bello che posso registrare per l'allegria mia e per lo sconcerto vostro. Pensare che quando ero piccolo
era difficile trasmettere in una radio, non ti pigliavano facilmente. Io mi ricordo invece che vivendo a Roma, passavo per Fiumicino o per Ciampino, no? Non mi ricordo bene. Ma c'era uno scemo che faceva dei turpiloqui alla radio perché si era potuto truccare, non so come ha fatto, una radio normale a transistori, no? E lui invadeva la frequenza radio della gente che passava di lì. E sai, no, che uno si voleva sintonizzare la radio FM e diceva tutto un mucchio di parolacce. Quando passavi davanti a lui, no, che stava, si infrascava in mezzo alle frasche di un boschetto, poi quando passavi oltre non lo ascoltavi più. Ma intanto, quando la gente si imbottigliava nel traffico, portava i bambini a scuola, sai, no, che stai lì tutto indaffarato e non ci presti attenzione, l'altro dice, dire, guarda, dire che parlava come, parlava, urlava come il sudicio, Ermondezza, no, Thomas Milian. E dire poco, perché Thomas Milian, prima di sputtanare in confronto, si sciacquava la bocca con colonia acqua di rose, no? Ecco, invece l'altro di Fiumicino, di Ciampino, mi diceva tante che sembrava che mangiava pattume per colazione, no? Ma tante! E quindi l'unica forma di entrare in una radio era quella, di truccare un walkie-talkie, un dice trasmettitore, una cosa così, o una radio. Che non so come si faceva, ma c'erano le persone che truccavano le radioline portatili e riuscivano, non dico a radiotrasmettere perché non ricevevano, ma a scocciare le balle alla gente. Per esempio, in un condominio ti mettevi giù, parlavi, e tutti quelli che stavano nella stessa colonna, no, delle finestre della cucina, che magari si assomavano, si sporgevano e ti sputtanavano, non hai mortaci, ma che cazzo di, ma piantala che c'ho bambini in casa, e uno giù, ah, sto cazzo di mamma. Beh, certo, c'erano schizzati anche all'epoca. Invece adesso no, con Spreaker, SoundCloud, e mi meraviglia che ci sono delle persone che vogliono truccare dei dispositivi hardware per fare delle trasmissioni radio di musica nel condominio, invece di entrare dal computer. Boh. Comunque, forse non trasmetterò tutti i 17 minuti che ho in Spreaker. E non so quanto tempo ti danno in SoundCloud. Però ecco, io dai 12 anni, e questo lo potete leggere nella mia biografia di YouTube, Facebook, Google Plus, SoundCloud, l'ho scritto dappertutto. In pratica, chi non lo sa è perché non lo vuole leggere, perché se stai in internet e vedi il mio profilo, qualsiasi canale sia, lo leggi, lo sai, io lo dico costantemente. Da 12 anni volevo essere scrittore, mi ha sempre demoralizzato il fatto che è difficile trovare un editore che ti voglia pubblicare. Adesso trovo questa forma di esprimermi, ma ecco, vorrei farlo a un livello professionale, perché se no che faccio poi nella vita? Magari inizierei a scrivere se ci avessi un po' di successo. Infatti no, aspetta, volevo dire qualcos'altro, me lo sono scordato. Beh, comunque devo ringraziare tutte e tutti voi che mi seguite, che mi appoggiate, che mi volete bene, infatti si è caricato perché io, prima di cancellare almeno da SoundCloud e da Spreaker gli episodi che ormai ingombrano, io sono disoccupato, non c'ho tempo extra, allora li carico in YouTube. E adesso potete vedere, per la gioia di tutte e tutti voi, che sarete contenti, no? Potete vedere che io ho caricato un video. Aspetta, non si è caricato. Beh, vabbè, questo è venuto, non so perché è venuto così.
Io carico, salvo gli episodi di SoundCloud e di Spreaker in YouTube e poi li cancello da SoundCloud e da Spreaker. Questo però è venuto male, lo devo cancellare anche da YouTube perché non mi è piaciuto come è venuto. Però ecco, non abbiate paura. Se non trovate degli episodi in SoundCloud e in Spreaker, perché ho un pubblico fedelissimo, e li trovate di sicuro, ci sono molti episodi, soprattutto di Spreaker, che poi, vabbè, io ho due canali in SoundCloud, Sant'Enchan e Sant'Enchan Casalpaloco, che era il mio quartiere romano. E poi un canale solo in Spreaker, perché c'ho più ore di tempo in Spreaker, 8 ore, allora prima che arrivo a fare delle puntate per 8 ore, a voglia. Allora, tutti quelli che non riescono più a trovare degli episodi o che di colpo si trovano che Spreaker e SoundCloud sono vuoti di episodi, vadino nel mio canale Sant'Enchan di YouTube e li trovano molto. In YouTube c'ho 143 iscritti e un totale di 25.710 visualizzazioni. Sono contento che tutti voi mi seguiate. Mi mancano 8 minuti in Spreaker. Non so se ce la faccio a stirare così tanto. Magari a tutti quelli che mi seguono in live, che sto facendo un broadcast live in Spreaker, a stirargli tanto le balle. Però vabbè, grazie della vostra pazienza. Magari starete perdendo tempo perché avete qualche altra cosa da fare. Tipo dare da mangiare ai figli, portarli a scuola. Beh no, qua sono le 16:48. Là di sicuro sono le 20:48 o le 19:48, non lo so. Quindi che devo dire? Vi ringrazio di tutto. Io devo organizzarmi devo scrivere qualcosa, perché a volte quando chiudo il programma mi vengono in mente tantissime cose e dico, cacchio, perché non l'ho detto quando parlavo? Magari mi vengono tante cose, ma io sempre prendo la tangente, quindi interrompo i discorsi, come a volte mi succede nei video, perché se no rimango così. Penso di averlo detto e vado avanti. Oppure non riesco a pensare a cosa stavo dicendo. E quindi devo purtroppo vincere la mia pigrizia, perché io ho paura poi di scordarmi le cose che scrivo e dare l'impressione di averle imparato a memoria. Ma bisogna prendere un brogliaccio, scrivere le cose, e così uno ha una scaletta. Perché altrimenti io sono spontaneo, mi organizzo on the air e magari mi vengono bene molte cose, lo so perché c'ho pubblico, però fate la chietichella. Io invece devo fare una scaletta che poi magari quando mi metto a scrivere devo scrivere altri fogli per semplificare quello che ho scritto e poi per fare un condensato. Finisco che scrivo 10 cartelle e non mi decido poi qual è la migliore, le leggo tutte e sto lì 4 ore. E il bello di trasmettere radio è che innanzitutto il formato è più leggero ed è facile caricare. Col cellulare a volte poi gli do formato al video e mi viene di 1 gigabit e devo stare 8 ore a caricarlo perché c'è una connessione di ba banda larga lenta di 2 megabit. E poi perché non devi stare preparato, predisposto, parli direttamente in SoundCloud o in Spreaker al cellulare, schiacci un bottone, parte tutto, metti il titolo e ciao, la lista di riproduzione. E non è che devi accendere il computer grande, mettere diciamo l'editore di video, fare dei tagli e tutto quanto il resto, che poi io, essendo disoccupato, c'ho il Windows Media Movie Maker, una cosa del genere,
che è un editore minimo, non ti fa quasi niente. Io mi ci volevo un editore che ti alterasse la voce così, porco, oppure che ti facesse gli effetti speciali accendendoti gli occhi di verde o di azzurro, ti fa vedere le fiamme intorno al corpo, blu o arancioni, no? Tutti gli effetti speciali tipo atmosfere, che uno lancia una palla di fuoco estendendo il palmo della mano, tutte cose del genere, che di sicuro gli aggiungerebbero degli effetti sonori. Qua il mio Galaxy Young fa pipiripipi perché mi dice mi sono già caricato. Vabbè, quando mi mancano 4 minuti e 15 in Spreaker. Io poi non mi sono più attualizzato in Spreaker e SoundCloud. Perché? Perché vi ho mancato così tanto in Spreaker e in SoundCloud? Non perché mi sia scordato di voi, e che vi amo tutti, perché mi seguite. Però perché sono stato occupato caricando in Google Plus e in YouTube. Nel mio canale Sant'Enchan. Beh, adesso vi lascio, mancherebbero 3 minuti, però già è troppo. Ciao, a presto.